Ciao a tutti e benvenuti sul canale video di Cucire a Macchina. Oggi vediamo come fare questa borsa che io ho chiamato annodata, perché la tracolla è costituita da due parti di stoffa che si legano poi a nodo alla fine della cucitura e quindi potete regolarla come più vi piace. È formata da due pezzi che si uniscono sulla parte anteriore e sulla parte posteriore, che vedete qui, ha una fodera interna. Eccola, è veramente molto capiente, considerate che la base, che è ovale, è praticamente pari a 31 x 16, mentre questa altezza è pari a 29 cm, quindi è veramente molto molto capiente. Potete utilizzarla anche tipo a sacchetto, in questo modo, e mettere dentro quello che più vi interessa, oppure potete anche rivoltarla, quindi utilizzarla al contrario. È molto semplice. Vediamo quindi come si fa. Questa borsa è formata soltanto da una stoffa esterna, quindi da due pezzi che vengono poi cuciti insieme, e da una stoffa interna per la fodera della borsa. Ed è importante scaricare il cartamodello. Il cartamodello è questo. Lo potete scaricare dal sito. E quindi scaricate il cartamodello dal link sotto al video, sotto l'elenco materiali. Quindi cliccate sul link sotto al video, il video vi porta alla pagina del sito e nell'elenco materiali troverete il cartamodello per effettuare la borsa. Il cartamodello è questo, è costituito quindi dalla base e poi da quattro parti che dovranno essere ritagliate e incollate insieme per formare il pezzo unico del cartamodello. Vi faccio vedere come si monta. Allora, i pezzi sono numerati, quindi avete un pezzo 1, 2, 3 e 4. Partite dal pezzo numero 1, ritagliate lungo tre lati e lasciate questo margine che vedete qui dove c'è scritto incollare quel pezzo 2, lasciate questo margine per incollare poi il pezzo 2 una volta che lo avete ritagliato. Per cui andrà poi incollato così. Questo a sua volta va ritagliato ed incollato, quindi qui lo incollate oppure utilizzate lo scotch come più vi trovate meglio. E infine questo va ritagliato e montato quindi qui su questa parte. Invece la base va ritagliata in questo modo e poi vi faccio vedere come posizionarla sulla stoffa per tagliare la stoffa. Queste linee tratteggiate che vedete qui rappresentano il margine di cucitura che è di circa 1 cm, mentre questa X rappresenta la metà del cartamodello. Poi vi faccio vedere a che cosa serve. Serve per il montaggio della borsa e vediamo come si utilizza. Ecco, ritagliato i quattro pezzi, quindi avete il pezzo 1, 2, il pezzo 3 e il pezzo 4. Quindi vedete che la borsa è veramente molto grande. Vi faccio vedere come montare i vari pezzi. Quindi prendete il primo pezzo, qui dove c'è scritto incollare quel pezzo 2, prendete il pezzo 2, lo mettete in corrispondenza della linea segnata nella parte inferiore. Io utilizzo lo scotch, ma potete anche incollare con la colla se vi trovate bene, e incollate due pezzi. Fate la stessa cosa anche per il pezzo 3 che va montato qui in questo modo, e quindi mettete lo scotch qui e poi vi allungate ancora di più, prendete l'altra parte, la posizionate sulla linea e mettete lo scotch qui. Adesso vi faccio vedere come si taglia la stoffa utilizzando il cartamodello. Questo è il cartamodello della borsa che ho montato. E questo è il fondo. Qui dove vedete la scritta piega della stoffa è il punto in cui va posizionato il cartamodello sulla stoffa ripiegata. Quindi voi prendete la stoffa, la ripiegate in due e poi sul lato dove è piegata posizionate il cartamodello, lo spillate, quindi lo spillate per bene tutto intorno, e poi con una matita, non necessariamente una penna cancellabile, tanto non si vedrà, effettuate
il ricalco della sagoma del cartamodello e poi semplicemente ritagliate. Anche per il corpo centrale della borsa fate la stessa cosa, quindi prendete la stoffa, la ripiegate a metà, quindi in due parti, in questo modo, e poi sempre qui dove c'è scritto piega della stoffa, posizionate il cartamodello sul punto in cui la stoffa è ripiegata. Questi sono i pezzi ritagliati, quindi abbiamo un fondo e due parti per l'interno della borsa, per la fodera, e poi abbiamo due parti più il fondo per la parte esterna. Io qui ho utilizzato una fisellina per rendere la borsa un po' più rigida. Voi se utilizzate un tessuto molto più resistente potete anche non utilizzare la fisellina. Fate come più ritenete opportuno. Prima di andare avanti bisogna fare una piccola operazione. Prendete praticamente il fondo della borsa, sia della parte esterna che poi della parte interna, lo piegate a metà, lo ribaltate ancora a metà e poi segnate con la forbice un piccolo taglio. Segnate un piccolo punto qui tagliando la stoffa. Questa rappresenterà la metà del fondo e fate la stessa cosa con la fodera. La stessa cosa si fa anche sulle altre parti, quindi prendete la parte lunga, quindi resta a metà, con la forbice tagliate una piccola spunta, sia qui che dall'altra parte, poi ancora sulla parte esterna, quindi ripiegate a metà e anche qui tagliate un piccolo triangolino. A questo punto tutti i pezzi sono pronti. Mettete via per adesso l'interno della fodera, prendete la parte dell'esterno, le due parti. Posizionatele dritto contro dritto e spillate i due laterali qui, uno e due. Spillate e cucite. Ecco qua, ho cucito e ho stirato appiattendole le cuciture di qua e da quest'altra parte. La parte più rognosa, diciamo, nel montaggio di questa borsa è solo la cucitura del fondo, che richiede un po' più di pazienza, ma per il resto è veramente velocissima da fare. Prendete quindi il fondo. A questo punto, servendovi dei taglietti che avete fatto all'inizio, posizionate il fondo alla borsa, quindi diritto contro diritto. Fate corrispondere il punto che avete ritagliato prima, sia sul corpo della borsa che sul fondo, e cominciate a spillare. Posizionate prima un lato, così, e poi sull'altro lato fate la stessa cosa, quindi fate corrispondere sempre i due punti dei taglietti, centro è segnato e anche qua spillate, quindi spillate lungo tutto il perimetro del fondo alla borsa e poi fate una cucitura tutto intorno. Adesso cucite tutto intorno, fate una cucitura a 1 cm di distanza intorno al fondo. Ecco, ho cucito il fondo, quindi vedete la cucitura laterale e qui che resta piatta la cucitura di congiunzione dei due pezzi esterni. Ecco qui. Adesso fate la stessa cosa con la fodera. Quindi anche in questo caso prima mettete dritto contro dritto le due parti, quindi questo con questo, cucite i laterali e poi cucite il fondo della borsa, sempre utilizzando questi taglietti con questi del fondo, in modo che viene centrata l'applicazione del fondo sul resto della fodera. Questa volta quindi, quando però cucite la fodera, sui laterali, solo su un laterale, lasciate uno spazio di
15-20 centimetri qua. Ecco qui, ho cucito anche la fodera, quindi ho cucito il fondo, come vedete qui, e ho lasciato un'apertura su una parte laterale della borsa. A questo punto la borsa va assemblata, quindi lasciate la fodera con il rovescio verso l'esterno, prendete il sacco della borsa principale e lo rivoltate all'interno con la parte, diciamo, stampata verso l'esterno. Sistemate bene il fondo e inserite questo sacco, quindi che avete rivoltato diritto, all'interno della fodera, così, in modo che le stoffe dei due sacchi si ritrovino diritto contro diritto. A questo punto bisogna spillare molto bene la parte superiore della borsa, quindi inserite due sacchi partendo dalle cuciture, quindi da questa cucitura e questa cucitura, fate corrispondere le due parti e cominciate a spillare tutto intorno. Allora, vedete quindi che ho messo gli spilli lungo i laterali che costituiscono la tracolla e lungo il bordo della borsa. A questo punto, se non devo inserire nulla, null'altro che compaia sul diritto della stoffa, quindi qualunque cosa va inserita tra le due stoffe in questo modo, vado a cucire lungo tutto il perimetro. Ecco qui, ho fatto quindi la cucitura tutto intorno al bordo superiore della borsa. Eccola. Prima di rivoltare dovete fare dei piccoli taglietti, un altro spillo, dovete fare dei piccoli taglietti nelle curve, quindi in questa curva fate dei piccoli taglietti con la forbice. Poi li fate anche su quest'altra curva, quindi sulle quattro curve della base, e poi le fate qui intorno per i due manici. Ecco qui ho fatto questi taglietti sulle curve, come vedete qua. Adesso, partendo dall'apertura che avete lasciato sulla fodera, rivoltate tutto a diritto. Ecco qui, sono uscite fuori le linguette per la chiusura, il moschettone. I laterali si sistemano agevolmente con la mano perché sono veramente molto larghi e avete quindi tirato fuori l'interno e l'esterno. Sistemate bene il fondo sia della fodera che della borsa esterna, del sacco esterno, e poi dovete richiudere con il punto invisibile l'apertura che avete lasciato qui. Ho cucito quindi con il punto invisibile l'apertura. Adesso sistemo il sacco della fodera all'interno del sacco principale e vado a sistemare, stirando magari, sarebbe meglio, sistemare tutto il bordo laterale della borsa. Poi, cucendo qui, andrò a fare una impuntura, cucendo a pochi millimetri qui lungo tutto il bordo. Ecco, ho fatto l'impuntura quindi lungo tutto il bordo superiore della borsa. E poi prendete la misura della vostra spalla e fate un nodo sulla parte superiore, in questo modo, un semplice nodo che andrete poi a sistemare. E la vostra borsa è pronta. Ecco qui, fate quindi il nodo, aprite poi le alette laterali. E la borsa è pronta, una borsa molto molto capiente e simpatica da fare. Eccola qui. Grazie per avermi seguito anche in questo video tutorial. Sulla pagina di Cucire a Macchina trovate il cartamodello e tutti i dati che vi servono, incluso i materiali che ho utilizzato, e ci vediamo alla prossima. Ciao!